Fra 2 giorni si conosceranno le suddivisioni dei gironi di Serie D. Il Bari è certo che non farà parte di quello pugliese, considerati i problemi ambientali e di ordine pubblico che si potrebbero verificare. È spuntata da qualche giorno l'ipotesi del girone sardo-laziale, ma bisognerà attendere solo qualche ora per avere certezze. Venerdì invece saranno stilati i calendari. A Roma, dove la squadra di Cornacchini sta svolgendo la preparazione, si pensa ad altro, soprattutto a come completare un roster competitivo. Gli uomini mercato della società biancorossa avrebbero intavolato una trattativa con il procuratore di Simone Iocolano, esterno svincolato dalla gestione Giancaspro. Nonostante il 29enne piemontese abbia offerte dalla serie cadetta e da mezza serie C, legami creati con la città di Bari potrebbero fargli prendere in considerazione l'ipotesi di lasciare lo status da professionista e di diventare così protagonista del progetto De Laurentiis, offerta simile a quella presentata per Franco Brienza, il cui futuro si conoscerà probabilmente dopo la chiusura del mercato di serie C, su cui scenderà il sipario il prossimo 31 di agosto. Resta viva la pista Ferrario, autore di 72 gol negli ultimi 3 campionati di Serie D. L'attaccante sembrava destinato al Modena, ma un cavillo nel trasferimento per l'inserimento prepotente del Bari potrebbe fargli cambiare idea. Nel frattempo si è aggregato alla squadra Mirko Bortoletti, mezzala classe 98 scuola Torino, imponente fisicamente e già vincitore del campionato di Serie D con la Vispesaro, squadra d'appartenenza di Caccioli e Marfella, che con il centrocampista potrebbero ricreare un trittico vincente.